C'è una notte nell'Islam che vale più di tutte le notti dell'anno. È la 27esima notte del mese di Ramadan, la notte della rivelazione del Corano. Lailat al-Qadr, notte del destino, notte fatale. Così la chiama la sura coranica che ne parla. Nella notte fatale, recitano i suoi versetti, si aprono le porte del cielo e gli angeli, milioni di angeli, scendono sulla terra tra gli uomini. Onore sia ad essa fino all'alba, raccomanda testualmente l'ultimo versetto. C'è una cittadina, Mulay Idris, nel nord del Marocco, dove la 27esima notte di Ramadan è particolarmente benedetta. Questa è una città santa dell'Islam. E questa contadina berbera è la prima delle migliaia di pellegrini che stanotte accorreranno a questa moschea per il pellegrinaggio più speciale di tutto il Maghreb. Di giorno la città di Mulay Idris appare come un grumo di case rossastre incastonate nella roccia del massiccio dello Zerkun. Qui, nel cuore di queste case, lontano dalle grandi autostrade e dalle città moderne, è seppellito Idris I, nipote del profeta Maometto, il fondatore del primo regno musulmano del Nord Africa. Oltre questo cortile, al centro della moschea illuminata a giorno da festoni di lampadine, c'è la Kuba, il mausoleo che conserva le sue spoglie. Idris è il santo più venerato di tutto il Maghreb ed è al suo mausoleo, proprio nella 27esima notte, che si compie il pellegrinaggio dei berberi del Nord Africa. Un rito che ha radici antichissime e mescola tradizioni popolari e obbligo religioso. Contadini e pastori berberi, gente dei villaggi, famiglie intere, vengono infatti stanotte alla sua tomba per compiervi l'omgra, come si chiama il pellegrinaggio che l'ortodossia musulmana permette a coloro che non hanno i mezzi per arrivare fino alla Mecca e compiere laggiù il pellegrinaggio rituale che è uno dei cinque pilastri dell'Islam, obbligo di fede per tutti i musulmani. Correva l'VIII secolo quando Idris, figlio di Ali e di Fatima, figlia di Maometto, giunse qui dai lontani deserti d'Arabia per convertire alla fede di Allah questo territorio berbero ancora tutto pagano. Ci riuscì senza spargere una sola goccia di sangue, esempio unico in tutte le guerre di conquista dell'Islam. E governando in nome di Dio con grande fede e saggezza, come raccontano le cronache del tempo, diede qui avvio ad una dinastia regnante, quella degli Alawiti, direttamente discesa dal profeta Maometto, che arriva fino all'attuale sovrano del Marocco, Hassan II, e alla sua famiglia. L'omgra dei pellegrini berberi alla tomba di Idris, santo e re, comincia al tramonto del 26 di Ramadan, ora che segna la rottura del digiuno e l'inizio della notte fatale. Comincia quando gli ultimi raggi del sole coprono di nero violetto la montagna fino alle rovine romane di Volubilis, che da Mulay Idris dista solo pochi chilometri. A quest'ora, mentre sale il richiamo della preghiera del tramonto, le strade di Mulay Idris sono ancora quasi vuote. Nei bar che stanno allineati sul corso principale davanti alla colazione del Ramadan c'è soprattutto la gente che viene dalle città, da Meknes, da Fes, da più lontano ancora. Gli altri, i berberi dei villaggi di montagna, arriveranno via via che la notte scorre. La folla è sempre la stessa, da centinaia di anni. Da quell'inverno del 1319, quando il corpo di Idris venne ritrovato ancora intatto nel suo lenzuolo di morte, proprio qui, dove ora sorge il suo mausoleo. Leggiamo dalle cronache di Al-Jazna, testimone oculare del fatto. Alla piccola tomba arriva gente da tutto il Maghreb, scrive lo storico, che poi continua. Tanto che il sultano Abu Yaqub ha dovuto più volte inviare i suoi soldati per disperdere la folla che si precipita qui in pellegrinaggio. Erano gli antenati dei pellegrini di oggi, uomini, donne, bambini. I più grandi tenuti per mano, i più piccoli legati sulle spalle con un drappo di stoffa, come usano ancora le contadine berbere del Maghreb. Tutti hanno lasciato al mattino i villaggi seminascosti nel fondo delle valli, molti arrivano a piedi, a dorso di mulo, su camion collettivi. Tutti si portano dietro materassi e pentole. Il mausoleo di Idris è il punto di riferimento, la meta di tutti. Per molti di questi pellegrini, questa città e questa moschea rappresentano l'unico viaggio di tutta una vita, ma non lo cambierebbero per nessuna ragione al mondo.
Shawad Erbi, abitante di Mullah Idris e funzionario locale del Ministero degli Affari Islamici, ce ne spiega il perché. بالنسبة للمدينة ديال مولاي إدريس عندها طابع خاص الاحتفال بالذكرى هذه. La città di Mullah Idris ha un'impronta tutta particolare proprio per la commemorazione del Santo Idris. Egli era nipote del profeta Maometto. Scenda su di lui il saluto e la benedizione di Dio. È per questo che Mullah Idris è considerata città dove possono fare il pellegrinaggio coloro che non hanno la possibilità economica di andare alla Mecca. I pellegrini arrivano qui da tutto il Marocco, passano tutta la notte sino all'alba a pregare e a invocare la benedizione di questo beato. Ed è grazie a lui che è stata fondata la prima dinastia islamica del Marocco. Tanti, prima di Idris, avevano cercato di diffondere l'Islam in questa parte di Nord Africa, ma nessuno ci era riuscito prima del suo arrivo dall'Oriente. Di origine alawita, Idris ha fondato una dinastia islamica senza spargere sangue. Non era mai avvenuto. Idris è stato il primo a diffondere l'Islam senza l'uso della spada e senza fare vittime. Una diffusione dell'Islam fatta in pace. Veniva da Oriente. Non conosceva niente dei berberi, né la lingua né le tradizioni. Ma nonostante questo, riuscì a farsi accettare e a conquistare la fiducia di tutta la gente e diventare il primo sovrano del Marocco. È per questo che oggi tutti i marocchini riconoscono il valore di questo beato, che era nipote di Maometto, non dobbiamo dimenticarlo. Per questo tanta gente viene in pellegrinaggio in questa città per visitare il mausoleo degli Idrissiti, soprattutto nella notte della rivelazione. La casa del signor Erbi, un bel palazzo d'architettura classica con il salone centrale su cui si aprono le stanze dei genitori e quelle dei figli sposati con i nipotini e i pronipoti, stanotte è una sorta di sicuro rifugio. Un porto di fede, conosciuto in tutto il regno del Marocco. Seguendo infatti una tradizione pia che applica il valore teologico principale del Ramadan, quello della condivisione, Erbi e suo padre, l'imam, aprono la loro casa ai poveri e ai pellegrini. Per tutto il mese di Ramadan, in particolare in questa 27esima notte, dividono con loro cibo e preghiere. Lasciamo la parola all'imam. Sono felicissimo di questo evento. Stanotte a casa arriva gente da tutte le parti. C'è chi prende farina e olio, oppure zucchero e tè. Per tutto il mese di Ramadan la nostra casa è aperta ai poveri. Ogni giorno c'è qualcuno che si porta via pane e latte. Gli ospiti arrivano anche da molto lontano, soprattutto al momento della rottura del digiuno. Mangiamo tutti insieme quello che c'è in casa. La notte della rivelazione, come dice Dio nel Corano, è la notte più bella di mille mesi, è la notte dell'evento divino, quando il Corano venne rivelato con la discesa degli angeli. Fu un angelo sceso dal cielo, Gabriele, a rivelarlo al profeta, che la benedizione di Dio sia su di lui. Per questo noi festeggiamo ancora la 27esima notte e Dio ci ricompenserà generosamente. E per questo tanti fedeli vengono stanotte a Mullah Idris, pregano e fanno festa. Quelli che possono si fermano anche dopo. La notte scorre. A mezzanotte la folla dei pellegrini è già come un fiume in piena. Ci muoviamo a fatica tra viandanti e venditori di catenine e di torroni che aprono le bancarelle nell'atrio del mausoleo. Dentro la moschea di Idris, proibita ai non musulmani, noi la possiamo riprendere solo dall'alto del paese, pellegrini e abitanti della città recitano insieme il Corano.
Secondo la tradizione di questa città santa, nella notte fatale chiunque può leggere e guidare la preghiera, non solo l'imam. È la notte della rivelazione, la più bella di tutte, non solo per il Marocco, ma per tutto il mondo arabo. Qual è il segno particolare di questa notte? È la devozione. Tutte le famiglie pregano il Dio dal tramonto all'alba, perché stanotte il Corano è sceso a Maometto, che il saluto e la benedizione di Dio siano su di lui. Le ore le passiamo così, pregando con devozione. Preghiamo, poi ci riposiamo un poco, poi riprendiamo ancora la preghiera. L'importante, lo dice il Corano, è che queste preghiere siano fatte dal tramonto all'alba, né prima né dopo. E veramente nessuno dorme a Mulai Idris durante la 27esima notte. Nelle case che si affacciano su vicoli e stradine, dove il rumore dei pellegrini giù in piazza arriva affievolito come da un altro mondo, gli abitanti vegliano in preghiera, mescolando preghiere ortodosse e usanze tradizionali vecchie di secoli. Come quella che vede protagonisti bambini, vestiti a festa, truccati di henné, maschietti e femminucce vivono adesso l'iniziazione alla pratica della fede. Molti sono condotti per la prima volta alla moschea. Altri, i più grandicelli, quelli che hanno compiuto almeno 8 anni, oggi provano per la prima volta anche il digiuno. Anche per loro, in questa 27esima notte, come durante tutto il mese di Ramadan, giorno e notte si capovolgono in nome di Dio. Di giorno la vita è ridotta al minimo, tutto si affievolisce. Di notte si vive come se fosse giorno. Nella sua bottega di pasticcera, questa giovane prepara i dolci del Ramadan secondo le ricette classiche. In un altro quartiere, questi ragazzi apprendisti sarti stanno imparando a cucire e a restare immobili per ore dietro i vetri della bottega, mentre il proprietario aggiusta in vetrina i suoi caftani come se fosse mezzogiorno. Immersa nell'eco della vita del santo fondatore, Mulai Idris è ancora uguale a quella che secoli fa, era il 1699, il sultano Mulai Ismail, discendente di Idris, decise di costruire intorno alla Zawiyat Mawalaya Idris, la piccola cappella edificata dai suoi antenati dopo il ritrovamento del corpo del santo. Ismail non si limitò ad edificare moschea e cupola del mausoleo, fece molto di più. Autorizzò la costruzione di scuole coraniche, dotò la città di mercato, di fontane pubbliche e di un albergo per i pellegrini. Da allora non è cambiato granché per i suoi 9.000 abitanti, tutti discendenti dalle etnie Hassanidi, Fassi e Berbere, i primi seguaci di Idris. In città si contano ancora 5 confraternite religiose che ricordano la vita di altri beati vissuti accanto alla tomba di Idris. Stanotte la tradizione popolare venera anche un beato che visse molto lontano da qui, nella Baghdad del XII secolo, il mistico Abd al-Qader al-Jilani. I suoi seguaci non recitano litanie, ma queste sedute di musica, eseguite con l'aiuto di 2 strumenti, un tamburo, il bandir, e un flauto di cuoio, il nira. Nei quartieri di Kebir e Tagza la luce elettrica è arrivata soltanto qualche anno fa. E tutte le sere c'è sempre una bambina come questa che posa una lucerna a petrolio davanti casa per illuminare il cammino. Anche lei, come tutti i pellegrini che ancora affollano giù la piazza, adesso aspetta l'alba, quando il canto del primo gallo annuncerà che il giorno è vicino e con esso anche la fine della notte fatale. L'alba sorge piano sbucando dal profilo dei monti. Giù, alla moschea di Idris, è l'ora della partenza. Carichi di masserizie, come erano arrivati, con i bambini ancora attaccati sulle spalle, i pellegrini ripartono per i villaggi vicini e lontani.
sospesa in un silenzio d'attesa mentre il vento spazza le cartacce sul selciato della strada e c'è ancora chi si attarda davanti a un falò. Mulà Idris aspetta l'alba piena, quando si richiuderanno per quest'anno le porte del cielo e gli angeli risaliranno verso le 7 sfere celesti della cosmogonia islamica. A quel punto, persino i più ritardatari, quelli che ancora si attardano all'ingresso della moschea, saranno già molto distanti da qui. La notte fatale adesso si è veramente compiuta.